Qui adesso vediamo in questo schermo rappresentato l'occhio. Questa è la cornea, che è la parte trasparente, andiamo un po' più verso il basso, questo è il cristallino. Per chiarire ogni dubbio, il dottor Giorgio Santin, direttore dell'unità operativa di oculistica, ha eseguito un intervento di cataratta in diretta. Le immagini proiettate nell'aula Girardi dell'ospedale di San Donà di Piave, alla presenza di personale medico, hanno permesso di dimostrare l'efficacia di un'apparecchiatura laser di ultimissima generazione, il femto laser, del valore di circa 500.000 euro. È il primo che viene installato in una struttura pubblica nel nord Italia, esclusivamente un laser per la cataratta. Permette di fare interventi sulle cataratte più difficili. Faremo circa 400 interventi all'anno sui 2.400 interventi che facciamo di cataratta ogni anno. Questa tecnologia, abbinata ad un sistema computerizzato, crea un modello dell'occhio in tre dimensioni che contribuisce a garantire l'esecuzione di ogni fase con la massima accuratezza e precisione. Con questo laser, ha spiegato il direttore dell'oculistica, si può operare ad un altissimo livello di sicurezza e precisione, con grandi vantaggi per il paziente. Questo tipo di laser ci consente di avere in assoluta sicurezza e velocità dei risultati veramente incredibili dal punto di vista clinico. Il recupero visivo avviene nell'arco di 24-48 ore. È chiaro che ci sono pazienti che hanno tipologie di cataratta diversa, quindi il tempo di recupero può essere variabile, ma diciamo che la media è di circa 24-48 ore, quindi il giorno dopo, dopo due giorni, il paziente è in grado di tornare alle proprie attività.